di stare tranquilli e indietreggiare. I suoi muscoli posteriori non sono molto forti. Indietreggiando sento che non sono sviluppati. Quindi devo continuare ad andare al passo. Devo continuare ad andare in circolo finché non si svilupperanno. Dal trotto possiamo passare al galoppo usando la gamba. E ritornare al trotto. Cercate di effettuare delle transizioni. Fatelo meglio che potete. Dal trotto al galoppo e dal galoppo al trotto. Come vedete, Nelson utilizza redini dirette che incoraggiano il cavallo a restare sul ferro. Preferisce queste redini perché non limitano il cavallo. Al contrario, le redini di ritorno tendono ad abbassare la testa del cavallo e a farlo lavorare da dietro. Eseguiamo lo stesso esercizio prima ad una mano. Poi cambiamo velocemente con l'altra. Continuate ad andare in circolo finché il cavallo non farà progressi. Poi potrete cambiare e passare al trotto allungato e riunito. Fermarvi, indietreggiare e ripartire. È questo che ci serve nel salto ostacoli in gara. Un cavallo calmo, tranquillo, sensibile alle gambe, con una bocca morbida, in modo da poter avanzare, riunire, indietreggiare lentamente senza che noi esercitiamo troppa pressione o usiamo troppa forza. Mescoliamo un po' di tutto, abituiamolo. Quando vedete dei progressi andando in circolo, potete allargare il percorso. E passare al trotto allungato. In girata, piegate il cavallo verso l'interno. Continuate a insistere sulla spalla interna, poi andate dritti. E passate ancora al trotto allungato. Ad un certo punto fermatevi, perché la velocità del trotto e del galoppo agitano. È meglio fermarlo. Fatelo restare tranquillo. Poi indietreggiate. Poi continuate lo stesso lavoro al galoppo. Muovendosi in circolo, il cavaliere può mettere più forza nelle gambe. Ma il cavallo non potrà andare al trotto o al galoppo allungato. Se invece spingete troppo con le gambe sul rettilineo, il cavallo vorrà accelerare, perché si agiterà. Non segue bene la gamba ora, ma è ricettivo. Il cavaliere dovrebbe sempre indossare gli speroni per lavorare in piano. Questo però solo se è in sella a un cavallo molto difficile. D'altro canto, gli speroni servono a far sentire al cavallo le vostre gambe.
Ok. Bene. Ora proviamo ad avanzare un po' più veloci sul rettilineo per vedere come il cavallo reagisce. È importante fare questo lavoro con il cavallo prima di iniziare a saltare. Lo rende morbido e obbediente. Se risponderà alle vostre gambe e mani, sarà più facile saltare. Seguirà i vostri aiuti e sarà più facile per voi allungare tra gli ostacoli e riunire per le combinazioni o per le girate. Ovviamente un galoppo allungato è facile, ma è difficile riunirlo. Quando lo faccio, lui non è ben coordinato. Se dovessi saltare adesso un ostacolo, sarebbe difficile farlo bene. Se prima non si lavora molto bene in piano, non si può passare agli ostacoli. Nel primo esercizio di preparazione al salto, si posizionano sul terreno delle barriere da passare al trotto. Il cavallo comincia a misurare le distanze e rimane rilassato. Ora passiamo alle barriere a terra. Quante ne volete? Dopo aver girato, tornate sulla linea retta e svolgete l'esercizio. Deve essere fatto a entrambe le mani. Appena arrivate qui, non andate verso i lati, ma girate. Prendetevi il tempo di giudicare come il vostro cavallo abbia superato le barriere e cercate di capire cosa fare quando ripeterete l'esercizio. Ecco perché per il cavallo abbiamo messo le barriere a terra. Se fossero state alzate, sarebbe andata molto peggio. Se arrivate sull'ostacolo da mano sinistra, qualsiasi tipo di esercizi facciate, che siano cavalletti o altri ostacoli, dopo girate a destra. Così sarete sicuri che, quando ritornerete, arriverete da destra e alla fine andrete a sinistra. Continuando per un'oretta, sarete sicuri di aver lavorato in modo omogeneo. Il cavallo ha una parte del corpo diversa dall'altra e non dovreste lavorare solo ad una mano. Fatelo andare dritto. Non fate lavorare i muscoli di un lato più dell'altro, proprio per questo motivo. Eseguite prima l'esercizio al passo, poi al trotto. In questo modo alleggerite il peso sulla sella. Il suo dorso sarà più libero. Il cavallo non avrà più il peso del cavaliere sul suo dorso. Adeguate le distanze alla falcata del cavallo. Se è piccolo e le sue falcate sono corte, iniziate con distanze brevi. Poi, a poco, allungatele. Dopo, metteremo due barriere a terra per lavorare al galoppo. Due barriere da passare al galoppo messe ad angolo retto insegnano al cavallo a rilassarsi. Manterrà uniformi falcate e ritmo. In questo modo il cavallo impara ad affrontare gli ostacoli con una buona falcata. Le barriere servono anche al cavaliere per valutare le distanze davanti agli ostacoli.
Ho qualche difficoltà a mantenere un buon ritmo. Lui non viene sotto con i posteriori per mantenere un galoppo riunito. Quindi, ecco cosa dobbiamo fare. Così va bene. Dopo aver girato, è molto importante che il cavaliere veda subito l'ostacolo e usi molto le gambe per portare il cavallo verso il punto giusto. Queste erano 5 falcate ampie per un cavallo normale. Se per un cavallo sono troppo ampie, potrebbe farne 6 o 7, sempre sulla stessa linea. Ho visto che ti dirigi al centro delle barriere tenendo una posizione a 90 gradi e quando arrivi all'angolo giri a destra. È vero. Quando iniziamo questo esercizio, dobbiamo fare sì che il cavallo mantenga una posizione bassa. In questa maniera userà i muscoli che non sono stati ancora riscaldati. Il giorno dopo saranno contratti e ci vorranno 2 giorni o anche una settimana prima che ritornino in forma. Ma non dobbiamo comunque interrompere il lavoro. Dobbiamo continuare senza farlo saltare o partecipare a gare per evitare brutte sorprese. Altrimenti si irrigidisce. Proseguiamo con il salto. Iniziamo con una croce. A terra vanno messe una barriera davanti e una dietro. Aiutano il cavallo a restare al centro dell'ostacolo e a non saltare di lato. Dobbiamo eseguire questo esercizio alla perfezione. Non possiamo permetterci di avere problemi qui. Avremo difficoltà più avanti. Non deve essere troppo complicato. E il cavallo dovrebbe sapere esattamente cosa fare. Se portandolo là abbiamo problemi, se il cavallo si ferma o sbaglia, il lavoro non funziona. Quando è così basso, iniziamo con il trotto. Quando arriviamo alla prima barriera, il cavallo deve essere posizionato frontalmente. Poi andate dritti fino a quando non girate. Girate, andate in circolo, così avrete tempo per valutare il salto. Capirete se vi soddisfa e cosa dovete correggere. Con una barriera davanti e una dietro, dovete saltare a entrambe le mani. Il cavallo in questo modo salterà alla stessa maniera. Quando il cavallo salta facilmente al centro della croce, la sostituiremo con un verticale, ma lasciando sempre una barriera davanti e una dietro. Così imparerà a saltare con una buona falcata. Not charge assets.
Quando il cavallo risponde bene, potrete cominciare ad alternare le velocità. Iniziate con un galoppo allungato, poi rallentate. Lasciate concentrare il cavallo sugli ostacoli e i cavalletti. Deve essere tranquillo e rilassato per superare i cavalletti a terra. Poi tornate qui, andate al galoppo allungato, rallentate, saltate i cavalletti al trotto e poi ricominciate. Rimanete lungo un rettilineo. Galoppate un po', trottate. È questo che vogliamo nelle gare. Allungare, riunire, avvicinarsi all'ostacolo e saltare. In questa fase è necessario il trotto per evitare errori. Con questo esercizio il cavallo segue una linea retta prima e dopo il salto. Si posizionano a terra due barriere parallele, perpendicolari rispetto all'ostacolo, davanti e dietro. Si incoraggia il cavallo a seguire una linea retta, ma l'aspetto dell'ostacolo resta uguale. Quando si tolgono le barriere, il cavallo continuerà a seguire una linea retta. L'obiettivo è di eseguire questo esercizio prima con quattro falcate regolari, poi, quando il cavallo sarà allenato, di saltare con otto falcate. Questa è l'idea dell'esercizio. All'inizio dovrete eseguirlo a entrambe le mani con falcate normali. Seguo sempre la mia linea retta per posizionarlo nella direzione giusta, farlo girare e poi fermare per ripetere l'esercizio. Cinque falcate, vero? Sono entrato troppo lentamente, lui andava a zigzag e non c'era tempo. Cinque falcate erano troppo corte per lui e non andava dritto. Per saltare bene questo ostacolo, a lui ne servono quattro. Possiamo togliere quella barriera. Questa volta è andato dritto. È arrivato con quattro falcate normali. È sceso lì e ha aspettato prima di cambiare direzione. Poi, se non sono soddisfatto dell'esecuzione, dal salto alla fase successiva in cui il cavallo cambia direzione e si dirige verso altri ostacoli, la ripeto. Riprovo un'altra volta dal verticale fino all'oxer. Poi provo con cinque falcate. Non perché è stato lento, ma per imporgli cinque falcate su una distanza da quattro.
Con l'aiuto delle barriere posso concentrarmi sulle distanze e su come aiutarlo. Sono sicuro che solo così andrà dritto. Se le togliessi, sono sicuro che andrebbe a zigzag. Quindi dovrei intervenire sulla bocca e il salto non verrebbe eseguito correttamente. È arrivato con molta facilità con le quattro falcate. Non ha fatto proceduto a zigzag, ma dritto. Anzi, è stato necessario trattenerlo leggermente. Rispetto ai primi esercizi, la bocca del cavallo è più morbida, perché è composto, lavora con il posteriore. Quando alza la testa, il gog tocca la bocca. Io continuo a usare le gambe. La sua bocca risponde sempre meglio. E credo che la prossima volta potremo usare un'imboccatura molto più leggera di questa. Per partecipare ad una gara il suo livello è sufficiente. Forse necessita ulteriore addestramento nelle combinazioni. Sul campo di gara va bene. È coraggioso. Non ha avuto paura dei fossi e della riviera. Ed è pronto a competere nelle gare per giovani cavalli nella categoria metro, metro e 30 e metro e 40. Non è pronto per il trotto. Se partecipasse ora alle gare che includono il galoppo e le girate, il risultato sarebbe pessimo. Ha ancora bisogno di un altro anno di addestramento.